Quando si valutano i bilanci nazionali per il 2014 e l'esito di bilancio del 2013, ancora una volta, in pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita, noi considereremo la possibilità di deviare temporaneamente dal limite di deficit strutturali. Quindi, giudicheremo sulla base dei casi singoli. Queste proroghe, diciamo, devono essere legate alla spesa nazionale per dei progetti che sono cofinanziati dall'Unione e le politiche strutturali di coesione, i collegamenti transeuropei e valutando degli obiettivi che abbiano un impatto positivo a lungo termine sul bilancio. Olli Rehn sta scrivendo proprio in questi giorni ai ministri delle finanze e al Parlamento, spiegando questi spunti fondamentali che sono stati appunto motivo di accordo nel 2PAC.